Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una bella partita di pallone, sia tra amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Accompagniamoli allora nel loro slancio verso il bel gioco e la vittoria. Lautaro Martinez! Ma che gol ha fatto? Una dichiarazione di intenti, Fabio, più che un gol. Il capitano mette le cose in chiaro e suona la carica con questo gol. Vuole vincere a tutti i costi. Gol per l'Inter, ha segnato al terzo minuto numero 10. Primo acuto della gara, già nei minuti iniziali. Traoré. Kubo. Vediamo se può capitalizzare. Ci prova. La mette in rete. Sono bastati pochi minuti per riprenderli. Pareggio immediato. Non si sono lasciati abbattere dal gol subito pochi minuti fa e hanno immediatamente risposto agli avversari. Forse ancora un po' inebriati dal gol del vantaggio. Non segnare in un'occasione simile sarebbe stato un peccato capitale, eh? Ha eseguito un movimento da attaccante di razza, ma il passaggio non era da meno. Tutta l'azione è stata da manuale del calcio. Si ricomincia da una situazione di parità. È evidente che si sono adagiati sugli allori dopo aver segnato. Anche se dobbiamo dare merito agli avversari, hanno saputo spingere forte subito. Alza la palla in profondità verso un compagno. La riprendono immediatamente. Dumfries. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Kubo. C'è spazio in avanti, devono andarselo a prendere subito. Gli avversari possono tirare un sospiro di sollievo, visto che hanno buttato al vento un contropiede favorevole. C'è il colpo di testa! E c'è il gol dell'Inter! Rimettono la testa avanti, che partita! E nonostante la pressione della difesa non ha perso la calma e ha messo la palla in rete. Che voglia di segnare! Non si è lasciato intimidire dalla pressione avversaria e ha trovato uno spazio insperato per calciare a rete. Gol per l'Inter. Ha segnato al 12° minuto numero 9. Conducono con una rete in più degli avversari. Kubo. Prova a superare la difesa con un filtrante. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scuse al compagno dice veramente tutto. Ci prova con un pallone profondo. Non c'è fuorigioco, si va! Bella giocata. Vede lo scatto e cerca la profondità. Va al cross. Incornata! Hanno trovato il gol! Un 1-2 veramente da KO. Cross telecomandato e colpo di testa preciso, semplice ed efficace. Ottimo questo colpo di testa, preciso ed efficace. La traiettoria che ha dato il pallone era perfetta, il portiere non ha potuto fare niente. È già la sua seconda esultanza personale, ma non è detto che sia l'ultima. Gol per l'Inter. Ha segnato al 18° minuto. E ora ci sono due gol a dividere le squadre. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Gliela restituisce. Allarga il gioco a destra. Errore qui, pallone sprecato. De Vrij. Ha
Frattesi. Marcos Thuram. Barella. Conserva il possesso del pallone. Ed ecco che viene servito sulla fascia. L'altezza dei giocatori sarà un vantaggio a cui affidarsi. Allontana la sfera guadagnandosi un attimo di respiro. Pericolo sventato, adesso possono ripartire in velocità. Da una parte all'altra del campo. Di certo non ci si annoia. Cerca il tiro. Frattesi. Pallone interessante in verticale. Era al posto giusto, un bel anticipo. Prova a verticalizzare. Supera il diretto avversario. Ottimo show! E hanno sfiorato il gol. L'arbitro fischia. Non è ancora chiaro se concederà il rigore una semplice punizione. Hanno offerto la migliore delle opportunità di segnare ai propri avversari. Il direttore di gara sventola il cartellino giallo. Sbaglia, possono tornare a sperare. Ha mantenuto i nervi saldi, freddissimo. Ha spiazzato il portiere, ottimo rigore. Gol! Ha segnato al 30° minuto, numero 23. Si ricomincia con un solo gol di scarto. Già pregustano la rimonta. Chissà se ce la faranno. Una bella giocata nello spazio. Una difesa a 5 stelle. Intervento difensivo molto solido qui. Non si sono fatti superare dal suo estero. Lautaro Martinez. La allontana come meglio può. Effettua un traversone per cambiare gioco. Ottima discesa sulla destra. Marcos Thuram. Intervento bello ed efficace. Martin Zubimendi. L'Inter. E sopra un buon primo tempo per loro fino a questo momento. Mikel Oyarzabal. Kubo. Bella parata. Dumfries. Frattesi. Prova a darla profonda nello spazio. Barella! Conclusione tesa, è andato vicino a gol. È riuscito a tenerla radente. Aveva fatto tutto bene, gli è mancata solo un po' di precisione. Sulla destra, Kubo. Sceglie di andare per vie verticali. Scatta verso il pallone. L'idea era giusta, è mancato solo il tempismo. Opportunità di ripartire. Lautaro Martinez, autore di una rete in questa partita. Lautaro Martinez. Mikel Oyarzabal. Ci prova con un pallone profondo. Ruba palle in modo magistrale. Ci saranno 3 minuti di recupero. Tocco preciso, guadagna metri, la gioca sulla destra, viene servito bene, è solo, pronto al tiro. Francesco Acerbi. Primo tempo davvero interessante, tutte e due le squadre si sono date molto da fare. Abbiamo assistito a 45 minuti dal ritmo forsennato. I 22 giocatori in campo non hanno lesinato energie e spero possano ripetersi nel secondo tempo. Ci sarà da divertirsi. Partita bella, intensa, di quelle che vorresti non finissero mai. 3-2 e siamo soltanto a metà gara.
Attenzione, una sostituzione. Si parte per la seconda frazione di gioco. Mikel Oyarzabal. C'è un compagno largo, pronto a ricevere. La difesa lo chiude senza tanti complimenti e riconquista la palla. Marcos Thuram. Lautaro Martinez. Rovina la festa agli avversari intercettando il pallone. Traoré. Se ne va. Di Marco la mette in mezzo. Salta. Ottimo salvataggio. È stato splendido l'intervento del portiere. Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applausi. Palla pronta per il secondo calcio d'angolo. Ancora zero per gli avversari. Sostituzione per l'Inter. Numero 2, numero 6, lasciano il campo per il numero 7. Libera, ma il pallone non va molto lontano. Il numero 28. Non perdono tempo, spingono subito verso la metà campo avversaria. Ad attaccare così si rischia sempre il contropiede. Tierney. Lenormand. Tierney. Lenormand. Tierney. Barrenechea. Marti Zubimendi. Kubo. Si appoggia al portiere. Cuadrado prova a spingere sulla corsia di destra. Çalhanoğlu. Frattesi. Passa il pallone, però male. Tierney. Scodella in avanti. È di 81.007 spettatori. Cerca un compagno. Riceve bene Kubo. Cerca il movimento dei suoi in profondità. Prova a servire il compagno sulla fascia, ma non ci può arrivare. Il tentativo di palla filtrante non arriva a destinazione. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. André Silva. È esattamente questo l'approccio che devono adottare se vogliono provare a riaprire la partita. A questo punto sarebbe inutile essere prudenti. Devono spingere. Esatto, Fabio. Marcos Thuram. Arriva il cross di Cuadrado. Palla del portiere. Ha bloccato senza problemi. Ecco un'occasione di contropiede. Traoré. Oggi autore di un assist. Kubo. Prova a metterci il piede. E passa. Prova a darla profonda nello spazio. Cross di Di Marco. Libera al momento giusto. E lo maltratta addirittura per recuperare la palla. Però non c'è fallo. Ha spazio per provare il tiro. Meritano gli applausi del pubblico per la loro fame di gol. Vogliono mettere il risultato al sicuro e non lasciare niente al caso. Cercano l'azione veloce. Una bella giocata nello spazio. Lautaro Martinez. Pallone interessante in verticale. Una sfida sontuosa.
Intervento deciso, tutto regolare secondo l'arbitro. Devono essere veloci per sfruttare la transizione. Ci crede, cerca la porta. Sono stati graziati dopo aver perso palla in maniera incredibile. Attenzione, un cambio. Il quarto uomo mostra il tabellone luminoso con i numeri di chi sale e di chi scende. Aveva dato tutto. L'allenatore ha fatto bene a concedergli un po' di riposo. Sostituzione per l'Inter. Numero 10 viene sostituito con il numero 70, Alexis Martin Sanchez. Subimendi riesce a mettere fuori. Cambio effettuato. Ora al mister rimane solo un'altra chance per mandare in campo forze. Prova a tirare, trovano la rete. Non potevano trovare gol in un momento migliore. Hanno forzato gli avversari all'errore e li hanno trafitti quando non erano preparati. Grande rapidità di esecuzione. E ha avuto subito un grande impatto sull'incontro. Come è entrato in partita? È stato un cambio veramente azzeccato. Gol per l'Inter. Ha segnato all'85esimo minuto, numero 70. Sembra che il mister voglia fare un altro cambio. Evidentemente era esausto. Una sostituzione necessaria per dare un po' di freschezza alla squadra. Due gol di distacco che hanno sparigliato le carte in tavola. Hanno avuto l'atteggiamento giusto per tutta la gara. Stanno giocando con attenzione e mi sembrano in grado di gestire il vantaggio. La butta in mezzo. Pericolo! Attenzione, c'è spazio in ripartenza. Palla che filtra per Quadrado, se ne va. Palla scaraventata via. E lo stondo. Palla recuperata e ora possono ribaltare rapidamente l'azione. Frattesi prova a salire sulla fascia sinistra. Prova a superare la difesa con un filtrante. Giocata nello spazio, in profondità. Va di testa! Clamoroso! E traversa! E col tiro! Splendida reazione del portiere! Ci sono andati vicini, ultima azione della partita. Non c'è più tempo, finisce qui. Grande prestazione per loro oggi. L'allenatore sarà certo fiero di quello che ha fatto la squadra. Marcus Thuram è stato giustamente votato come migliore in campo. Per concludere l'analisi, a te invece che partita è sembrata, Luca? Sono andati in rete alla prima occasione dell'incontro, però cominciare bene è un merito. Poi loro su quel gol sono stati bravi a costruire le basi della vittoria.